Ciao a tutti, eccoci in questo nuovo video di Nazuma Levengo Galaxy Supernova e siamo anche oggi in un nuovo episodio dei Miximax. Episodio numero 93, quindi mancano veramente pochissimi gli episodi per arrivare alla fine di questa serie. E direi di iniziare subito con il Miximax di oggi, come sempre consigliato da voi. Il Miximax di oggi riguarderà Victor miximizzato con Okita e Vladimir miximizzato con Victor. Mi sembra una buona combinazione che mi avete consigliato, questa qui, e quindi direi di utilizzarla subito. Come parametri si può vedere che sono anche abbastanza alti, cioè il tiro è abbastanza alto di quello di Vladimir per Victor, e proprio in questo modo che aumenta anche, no, non neanche di tanto, diminuisce addirittura. Ma come? Boh, non so perché, sembra un po' strano che diminuisce, cioè aumentano altri parametri, tipo la velocità diminuisce la velocità. È incredibile sta cosa, non me l'aspettavo. Ci sono addirittura parametri che diminuiscono facendo il Miximax, tipo anche la difesa da 100, da 101 arriva a 100. Boh, strano, non lo sapevo. Vabbè, direi di provare subito questo Miximax passando per forza come tecnica la cascata di frecce, anche perché non ce ne sono altre. Un'altra cosa che passiamo è di sicuro lo spirito Pendragon, che andremo anche a usare nella sfida. Quindi vediamo un po' questo Miximax. Ok, vediamo un po' Victor meno abbronzato, diciamo così. Infatti si vede il colore della pelle che cambia. I capelli, sì, anche i capelli cambiano un po', diventano forse più scuri, e gli occhi non sembra, non saprei. Andiamo un po' con l'armatura di Lancelot e di Pendragon. Perfetto, direi di andare subito allora a provare questo Miximax sul campo, vedere un po' che risultati fa non allenato. Ovviamente, vabbè, a parte solo un po' il tiro che è abbastanza alto, però per il resto non è allenato. Anche se non sbaglio ha l'extra che aumenta le tecniche di fuoco. Anche se della verità la cascata di frecce è neutro, ma vabbè, questi sono dettagli. Ora io qui ho già sbagliato, spero che lo dribbla. Sì, passaggio in avanti per lui, per Victor. Per Victor per Victor, per Okita, per Victor, per Vlad, no, per Vladimir, per Victor. Ok, detto così è Miximax un po' inquietante, ma vabbè, è questo. Cioè, detto così è un po' strano, ma vabbè. Ecco qui la cascata di frecce. Con l'armatura di Pendragon, ovviamente a livello Omega, se non sbaglio, sì. Ok, direi che non è male come valore, visto che non è nemmeno allenato, a parte un po' il tiro, come ho già detto. E niente, direi che adesso possiamo subito andare a fare il Miximax inverso, senza perdere troppo tempo. Ok, andiamo nell'autobus in Azuma, nella macchina del tempo, chiamatela come volete. In Azuma Caravan anche. Mille nomi sta cosa, sto autobus. Ma vabbè, anche questi sono dettagli. Facciamo il Miximax inverso, cioè tra Vladimir per Victor con tra Vladimir per Victor e Victor per Okita. Passiamo due tecniche a caso, tanto non dobbiamo provarlo sul campo, come sapete, ormai, come facciamo da 93 episodi. E qui ovviamente vediamo che succede l'inverso di prima, cioè la pelle diventa più scura e i capelli più chiari, credo, no? Ok, probabile, non so, non riesco, cioè non si capisce molto bene. Vediamo un po' gli occhi, sì, cambiano. Ok, da qui si distingue un po' meglio che prima, quindi prima gli occhi diventavano, da come sono adesso,
a come sono adesso invece. Ok, l'armatura, Pendragon e poi Lancelot. Ok, direi allora che anche per questo video è tutto. 93esimo episodio dei Miximax, siamo vicini alla fine di questa serie, che è durata, vi ricordo, 50 episodi con i Miximax del Chronostone e 50, vabbè, quasi finiti 50 con i Miximax del Galaxy. Quindi ci rivediamo al prossimo video. Io vi ricordo, se volete, di iscrivervi al canale se lo avete già fatto, e anche i miei profili Twitter, più in particolare Facebook, perché è lì che io posto le notizie che riguardano il canale. Se magari ci sono problemi o ritardi con i video, scrivo sempre tutto lì. Se magari volete anche inviarmi una richiesta di amicizia sul Miiverse della Wii U, oppure semplicemente seguirmi, potete trovare in descrizione il mio Nintendo Network ID insieme a tutti i link dei miei profili Twitter e Facebook. Tutte le informazioni che potreste cercare sul canale le trovate in descrizione di tutti i video del canale. Quindi ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!